Settembre 2019, tempo di provare Hyundai Kona Hybrid. Esce infatti in questo mese e non vi tedirò particolarmente con la dinamica di guida perché quella in realtà l'abbiamo già provata in occasione dell'anteprima, quando poi ho fatto la recensione della versione benzina e ulteriormente quando ho provato anche la versione elettrica. Resta uno dei SUV che personalmente ritengo più interessanti nel segmento per quanto riguarda proprio il divertimento alla guida. Ovviamente non fraintendete le mie parole. Non si tratta di un'auto sportiva, ma si tratta di un SUV che comunque riesce a garantirci uno sterzo diretto e abbastanza preciso, uno chassis, complice anche le sospensioni che restituiscono una buona dinamica di guida anche fra le curve, con un rollio che resta abbastanza ridotto e un'auto tutto sommato che riesce a coniugare bene comfort ma anche uno spirito magari un po' più giovanile. Chi vuole spingere un pochino il SUV verso una guida un po' più dinamica. Oggi però mi concentrerò prevalentemente sulle caratteristiche ibride di quest'auto. È un HEV, quindi non ricaricabile alla presa come le plug-in hybrid, ma piuttosto ricaricabile tramite rigenerazione in frenata e in decelerazione, come sta per esempio succedendo ora che sto affrontando una discesa. Il powertrain di questo modello si basa prevalentemente su una batteria da 1,56 kWh affiancata dal motore benzina, un 1.6 che non è particolarmente potente da solo, infatti sono 105 cavalli e 147 newton per metro di coppia, ma se poi lo andiamo a associare alla spinta del motore elettrico si arriva a un complessivo di 141 cavalli e 256 newton per metro, quanto basta per divertirsi con un'auto di questo peso e di questo calibro. Infatti Hyundai Kona Hybrid ci propone due modalità fondamentalmente, la Eco e la Sport. La cosa interessante è che se sull'elettrica avevamo le palettine al volante per gestire il sistema di rigenerazione dell'energia in frenata, qui sull'ibrida le palettine al volante ci servono per un bypass temporaneo della modalità Eco, in modo da attivare immediatamente la modalità Sport e avere quello spunto in più. Quindi l'elettrico lavorerà solamente per darvi le prestazioni. Terminato il sorpasso, terminata la fase in cui ci serve quella potenza in più, torniamo automaticamente in modalità Eco, salvo impostare la modalità Sport tramite il selettore del cambio che abbiamo qui sul tunnel centrale, abbastanza tradizionale, quindi quello di un automatico. In quel caso avremo la modalità Sport sempre attiva, quindi i due motori che lavoreranno sempre per darci le prestazioni. Un'altra cosa interessante, tra l'altro innovativa nella gamma, la vedremo poi anche sui modelli successivi perché Hyundai ha in programma una elettrificazione massiccia, 80% della gamma entro il 2020, ma soprattutto tutta la gamma entro il 2025 con più di 40 modelli. Vi dicevo, la cosa interessante è che qui arriva un sistema di rigenerazione predittivo, ma anche di costing predittivo. Come funziona? Beh, voi impostate la meta nel navigatore, se non la impostate chiaramente non può funzionare, e effettuata questa operazione l'auto vi va a calcolare automaticamente quali sono i momenti buoni per rigenerare e quali sono i momenti buoni per invece andare a sfruttare al massimo la batteria. Molto facile. Quando voi state per affrontare una salita, il motore in quel caso va a prendersi tutta l'energia, il motore elettrico va a prendersi tutta l'energia dalla batteria, conscio che a breve voi affronterete una discesa e quindi riuscirete a rigenerarla. La stessa cosa poi viene applicata anche al traffico, perché appunto grazie a un'altra novità che poi verrà estesa a tutta la gamma, il BlueLink, il nuovo sistema di infotainment, che qui nella top di gamma è da 10,25 pollici, è presente la SIM integrata, è una SIM 4G, che non solo ci permette di utilizzare le informazioni sul traffico, ma anche cercare parcheggi, eccetera, eccetera, ma anche aggiunge la possibilità di utilizzare finalmente, cosa che mancava sulla vecchia Kona Electric, ma che troveremo sulla nuova, l'applicazione che gestisce il controllo remoto delle portiere, le sbloccate, le bloccate, guardate un po' cosa succede ai finestrini, vi scaricate i dati oppure avete ulteriori informazioni sulla vettura e quindi sullo stato della stessa. C'è però una grande differenza tra questa Kona Hybrid e le altre, la maggior parte delle ibride disponibili nel mercato, inclusa quella che al momento nel segmento dei SUV compatti è la regina, sapete già a quale mi riferisco, ed è il cambio. Perché finalmente con questa Kona Hybrid abbiamo un cambio DCT, quindi un doppia frizione a 6 rapporti, che ci va a eliminare quell'effetto scooterone. Certo, avete una contropartita che si traduce in consumi leggermente più alti dell'avversario diretto, però dovete considerare una cosa: come volete che sia la vostra ibrida, caratterizzata da una guida improntata un po' più al divertimento, quindi senza sentire quell'effetto scooterone che a molti non piace, oppure la volete
fondamentalmente focalizzata sul risparmio estremo? Beh, in questo caso si è cercato di fare una via di mezzo nel senso del risparmio, perché comunque i consumi dichiarati spaziano tra i 5 e i 5,4 litri ogni 100 km e quelli reali da questa prima prova vi posso dire che si avvicinano, perché siamo più o meno tra i 5,7 massimo 6 se forzate abbastanza il piede, in più con il vantaggio di un cambio che è un vero cambio. Quindi se andiamo a considerare anche il cambio, risulta chiaro che Hyundai Kona Hybrid si propone come un'ibrida particolare, un'ibrida che risponde a un'esigenza ben precisa e un'esigenza che secondo me potrebbe trovare spazio nel mercato. Io non sono particolarmente amante delle ibride, preferisco o una motorizzazione tradizionale o meglio ancora magari un'elettrica, però con questa Kona Hybrid sembra che Hyundai e i coreani siano riusciti a trovare più o meno la quadratura del cerchio proprio per quanto riguarda il divertimento di guida, proprio per quanto riguarda le sensazioni. Sensazioni che poi si amplificano, perché se io ora vado a mettere il cambio in sport e butto giù, vedete che innanzitutto il motore termico inizia a ruggire, il cambio doppia frizione mi dà delle cambiate che tutto sommato sono abbastanza interessanti per quanto riguarda la velocità, con una spinta del motore elettrico che mi garantisce qui in queste salite che sto facendo proprio in questo momento di non soffrire per niente una mancata potenza. La coppia c'è, è tanta, spinge bene, il motore elettrico interviene dove serve, la cavalleria c'è, quindi anche in questo caso riuscirete ad avere anche buone prestazioni in allungo, e ovviamente resta anche il discorso che vi facevo prima, quindi quello di uno sterzo che risulta mediamente diretto e in questo segmento uno secondo me tra i più interessanti. Ci possiamo aggiungere anche per esempio una Mazda CX-30 che mi è piaciuta molto da questo punto di vista, forse leggermente più bassa per quanto riguarda l'altezza da terra, quindi una proposta leggermente diversa, però tutto sommato resta Kona Hybrid o Kona elettrica un'auto interessante, piacevole e soprattutto molto tecnologica. Degli ADAS ve ne avevo già parlato, vi consiglio di andarvi a vedere i video precedenti. Riassumendo, c'è fondamentalmente tutto quello che nel segmento mass market la guida autonoma di livello 2 ci propone, quindi con l'allestimento top voi vi andate a prendere un sistema di centramento dell'auto in corsia che funziona molto molto bene, e vi andate a prendere anche un sistema di cruise control adattivo che funziona bene, che è versatile nell'adattarsi alle varie situazioni, che non è così lento nel reagire all'auto che ci precede, accompagnato poi ovviamente dal monitoraggio del traffico in retromarcia, dalla frenata automatica che per la prima volta qui su Kona Hybrid viene introdotta nella versione con riconoscimento di veicoli, pedoni e in più ciclisti, quindi una sicurezza in più. Insomma, una dotazione che è chiamata Smart Sense, quindi questo è il cappello che racchiude tutti gli ADAS e che potete avere sulla versione Excellence, quindi la top di gamma. Chiudo con alcune note. Capitolo comfort, ci sto molto comodo davanti, la posizione di guida mi piace, è un giusto compromesso per quanto riguarda altezza ma anche comodità e soprattutto triangolazione che ci permette poi di sfruttare le caratteristiche dinamiche dello sterzo e del telaio. Dietro ci sto comodo più o meno, nel senso che con un'altezza come la mia, quindi sedile di guida impostato a 1,76 m e sedendomi dietro, ho una tre dita più o meno di spazio a disposizione per le ginocchia, quindi posso anche stendermi un pochino. Ottimo invece lo spazio in altezza. Dove Hyundai Kona pecca un pochino magari rispetto ad altre produzioni nel mondo B-SUV è nello spazio del bagagliaio, ve lo faccio vedere dietro. I litri sono un po' meno, sì, perché Hyundai ha scelto di privilegiare su questa lunghezza l'abitabilità e quindi lo spazio a disposizione dei passeggeri, grazie anche a un passo di 2,60 m. La insonorizzazione dell'abitacolo è buona per quanto riguarda il segmento, ma non raggiunge livelli top, non raggiunge livelli massimi, quindi soffrirete qualcosina in autostrada, specie viaggiando a velocità tra i 130 e i 140. A questo punto parliamo dei prezzi. Beh, il listino parte da 26.300 euro per la versione d'ingresso. Non vi spaventate però, perché ormai i coreani ci hanno abituati a una scontistica e una riduzione di prezzo a più livelli, e mi spiego meglio. Con lo sconto base togliete 1.800 euro, questo sconto viene erogato a prescindere dall'allestimento che voi andate a prendere, così come gli altri sconti.
quindi meno 1800 euro, meno ulteriori 1100 euro se voi avete un veicolo da permutare o da rottamare, e infine ulteriori 800 euro sono detratti se voi andate a scegliere la formula di finanziamento. È un finanziamento che poi vi ho descritto bene nell'articolo in descrizione e che vi consente di accedere, previo un piccolo anticipo, qualche migliaio di euro più rate da 199 euro al mese, a un piano che dopo 4 anni vi permette di scegliere se tenere l'auto, restituirla, pagare la rata finale o eventualmente rifinanziarla. Tutto questo con l'inclusione di una polizza furto incendio nel canone mensile, quindi al prezzo che vi ho indicato sopra. In caso di finanziamento, perciò, aggiungete altri 800 euro di sconto. Sommando quindi tutti gli sconti si arriva a un vantaggio di 3.700 euro, quindi la versione d'ingresso vi costerà più o meno 22.600 euro. Vi ricordo che questo giochino voi potete applicarlo a qualsiasi versione, quindi anche alla top di gamma, la Excellence, che parte sì da 32.000 euro, ma può essere decurtata di quei famosi 3.700 euro se voi riuscite a entrare in tutte e tre le casistiche, quindi sconto base che viene dato a tutti, permuta o rottamazione e finanziamento. A chi consigliare quindi questa Kona Hybrid? Beh, prevalentemente a chi desidera un B-SUV cittadino, comodo, spazioso e molto tecnologico, che tra l'altro con il sistema ibrido riesce a darci buoni risultati, buone prestazioni per quanto riguarda i consumi. Se dovessi ipotizzare una media, siamo più o meno sui 6 litri ogni 100 km, che tra l'altro è quello che ho ottenuto quando ho applicato in questa situazione la guida che avrei tenuto nella vita reale, nella vita di tutti i giorni. Extraurbano, città, magari sfruttando anche salite e discese per la rigenerazione, beh, quello è il mondo perfetto di questa Kona Hybrid, ed eventualmente potreste voler sfruttare, se le avete a disposizione, qualche agevolazione del mondo delle ibride, come per esempio accessi, se nelle vostre città sono disponibili, o parcheggi. Ovvio, non ci sono gli eco incentivi oggi sono prerogativa delle ibride plug-in, quindi quelle con la batteria molto più grossa, che consente all'auto di percorrere diversi chilometri in modalità solo elettrica e quindi abbassa di conseguenza la media delle emissioni di CO2. Con questo è tutto, se avete domande fatemelo sapere nei commenti. Luigi Melita per HD Motori. Ciao ciao!